Choose your player. Mario! Ciao a tutti ragazzi, sono Gonz e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo su GTA 5, come vedete. Vi ricordate il video dove provavo a fermare il treno? Beh, oggi ci riproverò, ma ho un'idea migliore. Se il treno, passando nelle ferrovie, sbalzava tutto all'esterno, noi ci mettiamo dentro una galleria, visto che posti per sbalzare all'esterno non ce ne sono. Al massimo se li potrà trascinare indietro, se proprio riuscirà a passare. Ho trovato anche una mod che mi permette di spawnare veicoli o strutture direttamente sul posto senza rimpiazzarli l'uno con l'altro e in un modo molto più velocemente. Infatti quello che andremo a fare oggi è proprio quello. Oggi andremo a bloccare il treno sia con molti veicoli, ma molti, veramente molti, e anche con delle strutture. Strutture tipo muri, non lo so, barriere, qualsiasi cosa che possa provare a fermarlo. E poi il resto ovviamente lo scoprirete durante il video. Forse qualcosa si capisce già dalla copertina, però vabbè, proviamoci lo stesso. Beh ragazzi, direi che con 20 minivan, secondo me, qualcosa la possiamo fare. Almeno lo possiamo rallentare. Visto che lui, ovviamente, come ho detto prima, non può sbalzare all'esterno, dovremmo riuscire almeno a rallentarlo. Aspettiamo un attimo che arrivi il treno e vediamo cosa succede. Il treno in arrivo, eccolo, vediamo cosa succede. Dai, secondo me qualcosa dovrà riuscire, eh? Vai che li prende, vai che li prende. Oh mio Dio, mi ha travolto. Mi ha travolto, mi dovevo spostare forse. Sta iniziando a esplodere tutto. Ok, forse con i 20 minivan non siamo riusciti a fare proprio nulla. Veicoli che continuano ad esplodere, guardate dove tutto li ha sparsi. Qualcosa di veramente incredibile. Allora, se con 20 minivan non funziona, possiamo provare in un altro modo. O un veicolo più grande o molti più piccoli. Andiamo a vedere cosa abbiamo, magari troveremo qualcosa che lo blocca definitivamente. Ok, direi di provare con queste ruspe che sono veramente grandi e resistenti, ne ho messo 5, secondo me possono bastare, però per sicurezza ne mettiamo altre 3. Oddio, guardate il casino che sta succedendo, si stanno tutte muovendo. Ok, stiamo fermi, così va bene, aspettiamo il treno, vediamo se riescono a resistere sino a quando non arriva il treno. Intanto vedo che si muovono sempre più avanti. Cosa sta succedendo? Ma si stanno spingendo fuori da sole. Ok, hanno smesso di muoversi. Ok, sono 8 muletti, vediamo cosa succede adesso. Ma continua a spingermeli fuori. Incredibile. Ma perché? Sta facendo tutto da solo. Neanche il tempo di arrivare il treno, che questi si spingono fuori da soli. Uno è esploso. Arriva il treno, arriva il treno. Io mi metto qua. Guardate, guardate. Oddio, oddio, oddio. Guardate che esplosioni. Sta volando tutto. Sta volando veramente tutto. Si è portato tutto dietro. Lì nella ferrovia non è rimasto niente. Ok, direi che nemmeno con questo ha funzionato. Dobbiamo provare con qualcosa di più grosso o qualcosa di più resistente. Secondo me con un tir ce la possiamo fare. Ne mettiamo un numero completamente a caso, senza neanche stare troppo a contarli, così facciamo più veloci. E ci siamo, ci dovremmo essere. Vediamo cosa fa il treno. Mi metto da una visione un po' più in alto, così vediamo subito all'impatto. Per un momento sembrava averlo rallentato. Guardate come sputa tutto fuori. È incredibile, dai. Non può. Non è assolutamente possibile una cosa del genere. Non si li può portare tutti così a spasso, però, eh. Se invece provassimo con molti container, e con molti intendo veramente molti, forse ne avrò messo una ventina. Ma è il treno che passa questo? Oddio, guardate. Non mi ero accorto stesse passando mentre li mettevo. Non erano 20, ma ci siamo quasi. E comunque questo, se non sbaglio, è anche una parte del treno. Guardate, c'è, li ha sputati tutti fuori dalla ferrovia. Non è possibile. Bisogna fermare questo treno. Non è assolutamente possibile che non riesca a rallentare, nemmeno a rallentare un treno del genere con tutta questa cosa. Cioè, guardate quanti erano. Erano tantissimi. Devo provare con qualcos'altro, assolutamente. E se invece provassimo con uno di questi? O meglio, non solo uno, un paio. Cioè, lo vedete, bello grosso, bello tozzo. Secondo me è di quelli che portano in giro materiali da costruzione da una montagna a un'altra. Di quelli che sono capaci di scalare qualsiasi montagna. Ok, proviamo a metterli. Vediamo quanti ce ne stanno. Sono già stati sbalzati fuori da soli. Ok, mettiamone altri. Così ne abbiamo sia all'uscita che all'entrata. Ok, ne ho messo circa una decina all'interno della galleria, più tutti questi che sono usciti fuori da soli, non li ho messi io. Ne avevo messo così tanti che si stavano spingendo, come è successo prima con il muletto. Ok, sta arrivando, godiamoci la scena. Vediamo cosa succederà questa volta. Oh, sembravano fermi. Non si sta muovendo questo, si è incastrato nell'albero. Ce la fa, ce la fa? No. Mi sa di no. Dove è finito il treno? Quasi non lo vedevo. Oh mio Dio, guardate quanti ce n'erano dentro e guardate tutti quelli che si è portato fuori.
Non l'hanno rallentato di un secondo, o almeno sembra non averlo rallentato, anche se secondo me qualcosina l'hanno fatta, perché erano veramente molti e fuori ce n'era uno che reggeva il tutto incastrato in quell'albero. Qua continuano ad esplodere un qualcosa di incredibile. Ok, guardate dove si è portato indietro quello. No, vabbè, dobbiamo provare con qualcos'altro, eh. Qualcosa di più grosso. Ragazzi, proviamo con questo. Non è più grosso di quello precedente, però come vedete quella cosa lì davanti mi ispira tantissimo. Secondo me potrebbe fare qualcosa. Anche perché, come vedete, ha delle specie di, non lo so, di scavatori davanti. Potrebbe anche trivellare tutto il treno. Non si sa mai. Questa volta però ne ho messo 20, li ho messi sia in un verso che nell'altro, in modo che si incastrino meglio. Aspettiamo un attimo il treno, vediamo se anche questi riuscirà a farli fuori. Se no, ho un'idea. Mi è venuta un'idea mentre scorrevo tra gli oggetti. Ho trovato qualcosa di veramente grosso. Volevo che fosse il prossimo step, giusto per provare questo che mi ha ispirato tantissimo. Eccolo, sentite, sta arrivando, sta arrivando. Sentiamo il primo impatto, vediamo cosa succede. Secondo me li sta per colpire. Eccoli che escono, eccoli che escono. Si sono incastrati, si sono incastrati. Dai così. Erano 20, mi sa che stanno uscendo tutti. Sì, il treno è qui. Guardate come sono esplosi uno dopo l'altro. Ne è rimasto forse uno integro. Esatto, solo uno. E gli altri se li sta portando a spasso. Ok, andiamo al prossimo. Ragazzi, guardate. Avevo ragione che era veramente grosso. Vediamo se ci sta in questo posto qui. Uno potrebbe bastare qua all'uscita, no? Non è che sia tanto messo bene. Proviamo a girarlo. Ok, ho provato a girarlo. Vediamo se così resta. Vediamo se il treno riuscirà ad uscire da qua e a spostare tutto questo grandissimo dirigibile qua enorme. Sta arrivando, dai. Ce la puoi fare, puoi resistere, dirigibile, dai. Confido in te. Secondo me riesci a bloccarlo. O almeno a farlo deragliare, guarda quanto è grosso. Oddio. Ma è esploso? Non ho pensato ad una cosa. Sono un po' un idiota. Il dirigibile è fatto completamente d'aria all'interno, quindi come poteva bloccare un treno? Ma neanche incastrandosi ce l'avrebbe fatta. È stato un fail assurdo, ragazzi. Ok, adesso proviamo a passare alle cose un pochino più resistenti. Ok, il treno sta arrivando, proviamo con un muro di 4 strati di legno. Guardate quanto è grosso. È incastrato benissimo tra i due muri laterali alla ferrovia. Vediamo cosa succede. Dai, non può sfondarli. Non può assolutamente. Ma che. Come, scusa? Ci è passato attraverso, ma stiamo scherzando? Dai, ma non può passare attraverso. No, non è possibile. Non è assolutamente corretta questa cosa. Io che mi faccio un mazzo per riuscire a fermare quel treno, e lui che passa così tranquillamente, indisturbato, su questo muro. Io non ci posso passare perché lui sì. Dai, non è giusto. Ok, non provo più a rallentarlo, provo a farlo saltare adesso. Piazziamo un po' di queste rampe. Secondo me è un qualcosa di interessante. Bene, qui nelle rotaie, ne mettiamo un bel po'. Guarda, una rampa del genere era una cosa fighissima, secondo me. Non può riuscire a non deragliare. Ci sono 6 rampe qua e lui per forza ci deve passare sopra perché sono in mezzo ai binari. Eccola che arriva. Avviciniamoci un po' e guardiamolo bene. Anche qua ci passa in mezzo. No, ma. Oh, un momento. Ho cliccato per sbaglio il coso per clonare gli oggetti e guardate cosa mi ha clonato. La testa del treno. E qua io vi dico. Ok, che passa attraverso sulle cose che gli metto io. Ma non può passare attraverso se stesso. È una parte clonata da lui. Questo è tangibile. Qua non mi freghi però. Lo sai, vero? Eccolo qua, gli ho bloccato l'uscita con se stesso. Non puoi passarci attraverso, ti sto avvisando. Se ci passi attraverso io ti faccio esplodere. Ti metto così tante bombe che come passi salti in aria. Salti in aria anche tutto il tunnel. Dai, non è possibile. Cosa devo fare io? Me lo spiegate? Boh. Ok, sì, passo in mezzi pesanti. Ti faccio saltare in aria. Ok, metto un po' di missili qua e là. E poi ci metto le mie granate, o meglio, le mie C4, tutti gli esplosivi che ho. Metto benzina, metto di tutto. Gli do fuoco e faccio esplodere tutto qua. Non resterà neanche un brandello, neanche un carro di quel treno. Ok, ci siamo. Ecco la C4. Spero sia di quella che si attiva tramite il telecomando. Perché se non è di quella, io qua sto per saltare in aria. Ok, continuiamo a piazzarla in tutti questi missili, nei muri, in terra, ovunque. Ce la possiamo fare. Anche in questi qua sopra. Bravo, lì in mezzo. Piazzali ovunque. Ma che cosa è successo? Ma non dovevano esplodere col telecomando? Oh mio Dio. Beh, non è proprio la fine che mi aspettavo. Sono saltato in aria io prima che passasse il treno. Guardate tutto quello che ci siamo fatti in faccia. Tutti distrutti. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie e arrivederci. Alla prossima!